Harry ha fatto un nuovo sgarbo al sovrano. Ecco che cosa è accaduto e di quale torto si tratta di preciso. Sembra non esserci mai un momento di tranquillità tra di loro. In quest'ultimo periodo il principe Harry ha partecipato ad alcuni importanti eventi. Ma che cosa è accaduto con Re Carlo III? Ecco tutti i dettagli della vicenda. La vita di Harry e Meghan in America non è priva di ostacoli. La Archevel, la loro fondazione benefica, è stata definita inadempiente da parte del California Registry of Charities and Fundraisers. Ma cosa è successo con Re Carlo? Ecco i particolari di quanto avvenuto. Harry l'ha fatto di proposito? Ecco il fatto. Appunto, di recente Harry è tornato a Londra per assistere alla cerimonia in occasione del decennale degli Invictus Games. Questa è una manifestazione sportiva dedicata ai veterani di guerra rimasti disabili durante il servizio. Il duca del Sussex è il suo fondatore e dunque non poteva mancare a una manifestazione tanto importante. La cattedrale di St. Paul è stato il teatro della cerimonia di ringraziamento per questo traguardo. Ad accogliere il secondogenito di Carlo e Diana c'erano gli zii materni, Charles Spencer e Lady Jane Fellows. Secondo indiscrezioni, il marito di Meghan Markle avrebbe dormito in hotel. Dal 2023 infatti il fratello minore del principe William e sua moglie hanno definitivamente perso il Frogmore Cottage che era stato donato loro da Elisabetta II. In seguito, nel settembre 2023 Harry avrebbe chiesto di poter stare presso il castello di Windsor in caso di ritorno su suolo britannico, ma il permesso gli sarebbe stato negato. La richiesta sarebbe stata rinnovata anche in quest'ultima occasione, almeno stando al Daily Mail, ricevendo esito positivo. Il duca del Sussex però avrebbe deciso di stare in hotel, creando disappunto nella corona. C'è stato poi un grande clamore riguardo a un ipotetico incontro con il monarca. I due non si vedono da quando il secondogenito ha saputo del tumore del genitore ed è corso a fargli visita. A ogni modo non c'è stato nessun incontro padre-figlio. Il capo di Stato è stato impegnato con il garden party, la sua agenda era piena di impegni. Persone vicine al sovrano sostengono che Harry non abbia chiesto di vedere il padre. Per quanto riguarda invece l'ex attrice americana Meghan Markle, lei si sarebbe ricongiunta al marito all'aeroporto di Heathrow per poi andare in Nigeria senza voler mettere piede nella capitale britannica. La situazione tra i royals rimane ancora molto tesa, quando arriverà un po' di pace?